Allora, il mio primo cinema da mare è stato 6 anni fa ed ero venuta perché io ho fatto la IULM e tutti i miei compagni di università erano anni e anni che mi parlavano di cinema da mare. Io mi dicevo, ma sì, ma ci andrò prima o poi, ma non lo so, questa idea di andare in giro, dormire nei materassi non fa per me. Poi un anno, dopo anni e anni e anni che mi martellavano, ho detto, vabbè, andiamo a fare questa esperienza. Vado per qualche giorno, giusto a vedere qui com'è. Bene. Io dovevo rimanere 4 giorni. Alla fine sono rimasta fino alla fine del festival e mi ricordo ancora quando avevo telefonato mia mamma appena arrivata al festival e ho detto no mamma non fa per me, non ce la faccio a rimanere qui. 2 ore dopo lei mi richiama dicendo ma allora torni a Milano, gli ho detto no mamma mi sa che io rimango perché ho trovato questa famiglia di persone da tutto il mondo che nel giro di qualche ora sono entrate nella mia vita e l'hanno cambiata per sempre. E io dico sempre che io passo sempre da un cinema da mare all'altro tutto l'anno a contare i giorni per il momento in cui tornerò a casa, perché per me il cinema da mare non è un semplice festival, non è una scuola, è casa, è famiglia, è un po' come il fuorisede che torna a casa per Natale. Ecco, quella è la sensazione che provo ogni volta. Bene,